Voltiamo pagina e parliamo di un appuntamento da non perdere, perché domani al Flegrea Social Book Bar di Pozzuoli sarà presentato il libro di Veronica Grossi, Non tele ma archi, Maria Putiolana. Ne parliamo proprio stamattina con l'autrice e l'editore del testo, quindi do il buongiorno ai nostri ospiti. Veronica Grossi in collegamento, buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie. E Gino Gianmarino qui con noi nei nostri studi di Mattina Live. Buongiorno, Gino. Buongiorno, ben trovati. Ecco Veronica, parto proprio da te perché questo pamphlet racconta proprio la sfida della volontà, il coraggio e questo valore di una donna freglea. Chi era quindi Maria Putiolana? Come potremmo definirla con tre aggettivi? Allora, Maria Putiolana è una figura leggendaria nata a Pozzuoli. Il titolo del piccolo libro che coraggiosamente, grazie a Gino Gianmarino, abbiamo realizzato è una sorta di esperimento, di piccola prova per mettere l'accento su questa leggenda, ma più che altro per attualizzarla. Cioè, il mio intento, in maniera molto umile e semplice, è quello di attualizzare questa figura del passato, perché penso che il passato possa insegnare tante cose, soprattutto ai giovani, sulle scelte, sul coraggio, sul affrontare un mondo maschile, quindi un argomento molto molto attuale. Il titolo del libro è Non telemachi, che è l'unico riferimento che noi facciamo estrapolando la lettera dal Petrarca. E quindi questo Non telemachi è Maria la Putiolana. Ecco Gino, un'avventura di parole, possiamo dire, anche di poesie, di riflessioni, di immagini poi raccolte sul coraggio e sul valore di questa donna flegrea. Com'è nata l'idea di questo libro? Più che nascere un'idea, è nata una follia. Diciamo, sono incontrati due pazzi scatenati. Uno è Veronica Grossi, che io chiamo la Primula Grossi perché non è difficilissimo riacchiapparla. Quindi diciamo, c'è un filo rosso che è legato all'avventura. Avventuroso è il modo in cui questo libro è nato, perché io, grazie a Veronica, sono stato a Rione Terra, che è un posto fantastico, che invito sempre ad andare a vedere, eccezionale. E sono stato lì, è nata questa amicizia, questa cosa con i nostri libri, ed è nata l'idea di fare questo libro che Veronica aveva nel cassetto, che è un libro fatto, diciamo, di una parte di testo, ma poi anche, no, di parti di libri, di partecipazioni, di asset che altri artisti hanno voluto fare. È talmente avventuroso, è talmente realizzato in una maniera di grande volontà e freschezza, che l'ultima, la copertina è l'ultimo disegno che ha mandato Marta Carbone, tra l'altro anche musicista, vocalist, chiedendo a Veronica, che potrà confermare, se era ancora in tempo per inserire all'interno del libro questo disegno, che invece poi è diventata la copertina. Quindi l'avventura in questo libro è tutta quanta all'ordine del giorno. Nasce e vive, soprattutto viverà nell'ambito dell'avventura. Veronica, confermi? Confermo tutto, soprattutto il coraggio di fare un libro in pochissimo tempo, un piccolo libro, perché comunque non mi ritengo, io mi occupo di teatro, di organizzazione di eventi, quindi questo era semplicemente mettere un punto su un progetto che è iniziato, come diceva lui, un progetto che si chiamava Officine Rione Terra, che si è appena concluso a gennaio qui a Pozzuoli sulla Rocca. E quindi io ho realizzato a settembre, insieme a tanti artisti e tanti amici, uno spettacolo su Maria Putiolana, uno spettacolo in cui era un amalgama di danza contemporanea, musica dal vivo, teatro, e quindi il libro è la conclusione di questo progetto ed è un insieme, una raccolta di poesie, riflessioni personali, disegni su questa figura, che io penso sia importante attualizzarla come donna nata nel Medioevo, che difendeva la sua terra, quindi questo attaccamento alle radici, questa difesa del bene comune, e soprattutto una donna che ha scelto senza volontà di Dio, 100 anni di prima, la figura di Giovanna d'Arco, di difendere e di diventare soldato. Ecco Veronica, direi che è fondamentale proprio e suggestivo proprio per voi raccontare questa storia nel luogo natio della protagonista. Che eredità ha lasciato Maria?
Questa è una bellissima domanda, anche molto importante. Che grande responsabilità che mi dai con questa domanda. Che cosa ha lasciato? Cosa vorrei che io... cioè, il messaggio sicuramente va alle nuove generazioni. Io Certo. vorrei che questa storia diventasse moderna e contemporanea, per dare suggestione e curiosità ai giovani delle scuole, per mettere il punto di quanto è importante conoscere la storia del proprio territorio. Ma questo è un messaggio universale, che comunque è un messaggio sulla scelta delle persone, quindi delle donne innanzitutto, di poter essere se stessi. Quindi Maria era definita Maria la Pazza. Perché la pazza? Perché comunque stiamo parlando del Medioevo, figurati, e quindi penso che certe cose purtroppo non sono ancora cambiate. Lei difendeva il suo territorio con la spada e insegna, ritorna a noi per raccontarci che, cioè, esiste un modo diverso di combattere e di difendere, che è la parola detta in maniera più dolce. Tutto qui più o meno. Assolutamente sì, quindi una donna anche molto contemporanea, diciamolo. Gino, credi che questa donna sia stata spesso sottovalutata? Perché? Parli di questa donna o della donna in generale nel Questa donna, Medioevo? questa figura. Sì, è stata un po' dimenticata, ma tutta la nostra storia è stata dimenticata. Diciamo, siccome noi ci conosciamo da qualche Certo. settimana, tu sai che diciamo, io vengo da... divento editore per fondare una testata che si chiama Il Brigante nel 99, quindi c'è stato anche uno sviluppo storico. Mi sono sempre piaciute le figlie femmine che non ho avuto, anche perché io ho due maschi e i maschi stanno sempre dalla parte della madre. E mi immaginavo questa bellissima brigantessa ante litteram, perché io ci ho rivisto tutto lo spirito della donna guerriera prima che arriviamo al brigantaggio sia del 1799 che del 1861. Mi sono vista la donna ribelle, donna emancipata, donna che si ribella all'ordine costituito, ma anche al luogo comune della donna che deve essere confinata in un angolino. Quindi c'è una doppia chiave di lettura nella ribellione di queste donne. E la bellezza del personaggio, no? Io me la immaginavo, me la vedevo già su queste torri di Pozzuoli con i capelli al vento, l'armatura brillante, era tutto un sogno. Io non faccio niente in cui non credo, altrimenti ogni volta che facciamo un libro disboschiamo una parte, no, di alberi delle foreste amazzoniche. Salviamo Vero. meno libri, più qualità, ma facciamo cose belle come questa. Bene. Veronica, tra l'altro domani non sarete soli e in conclusione voglio che ci racconti, appunto, perché con voi Gabriella Diliberto, giornalista addetta alla comunicazione, Manuela Barbato, giornalista e direttrice artistica per la danza del Teatro Bellini di Napoli. Che cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo appuntamento? Allora, siccome siamo persone che non amano fare presentazioni normali, pensavo giustamente di coinvolgere persone che hanno fatto parte di questo progetto. Manuela Barbato, che nel libro ha scritto un bellissimo racconto. E Manuela Barbato ha curato le coreografie dello spettacolo, che ci tengo a sottolineare, era uno spettacolo con due attrici in scena e con un coro di danzatori di danza contemporanea, e quindi Manuela ha curato, e quindi sono molto contenta che possa essere presente in libreria, la Social Book, la libreria di Piazza della Repubblica, al centro storico di Pozzuoli. Poi ci sarà Anna Moriello, che nello spettacolo interpretava Maria la Putiolana, che Anna Moriello è un'attrice putiolana, quindi comunque coerente al personaggio. Poi ci sta Marta Carbone, che oltre a essere la disegnatrice della bellissima copertina del libro, è anche una bravissima cantante, e Minnie Carbone, sua sorella, che è una musicista che ci sosterrà con queste ambientazioni sonore fatte con i suoi tamburi. Poi ci sarà il Ebbene, mio amico editore Gino e Gino, io. ebbene, noi veramente vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia stamattina a Mattina Live. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento domani al Flegrea Social Book Bar di Pozzuoli per ovviamente la presentazione del libro di Veronica Grossi, che saluto in collegamento, Non tele Grazie. ma archi, Maria Putiolana. Saluto anche il nostro Gino Gianmarino. Possiamo salutare anche Gabriella, visto che siamo in onda, perché Assolutamente quelli sì. che sono dietro e fanno succedere le cose vanno salutati. Ciao, Gabriella Vanno Diliberto. ringraziate. Pubblicità, a tra pochissimo con Mattina Live.